Legnaro per intervistare il professore Resu, docente di anatomia patologica veterinaria del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione. Buongiorno. Buongiorno. Professore Resu, vorremmo un po' affrontare gli studi nell'ambito veterinario. Può raccontarci un po' di più sulla sua carriera? Per esempio, come mai ha deciso di orientarsi verso questo ramo della veterinaria? La mia carriera ha origine nel momento in cui mi laureo nel 2004 a Torino e inizio un percorso di dottorato di ricerca nell'ambito dell'immunopatologia e svolto in parte anche a Ginevra in un ospedale di medicina umana dove affronto degli studi nell'ambito dell'immunopatologia correlata alle patologie renali del cane. Successivamente nel 2007, in seguito alla vittoria di un concorso da ricercatore, mi trasferisco a Padova dove continuo i miei studi nell'ambito dell'immunopatologia spostando anche sugli aspetti più sulla terapia di alcune patologie molto frequenti nel cane, tra cui alcune patologie di natura oncologica. E come mai è nato il suo interesse per il linfoma del cane? L'interesse è nato da in seguito a un progetto scritto insieme a dei colleghi di Torino e di Milano, della Facoltà di Medicina Veterinaria, un progetto nazionale scritto per cercare di investigare quelle che sono le patogenesi principali nell'ambito delle malattie linfoproliferative nel cane. Il progetto è stato vinto nel 2010, da lì avvenne iniziato una fruttuosa collaborazione con i colleghi, ancora oggi scriviamo progetti insieme e ulteriormente pubblichiamo diversi lavori nell'ambito del linfoma del cane. Nello specifico, potrebbe spiegarci che cos'è il linfoma del cane, visto che l'abbiamo appena citato, e che cosa comporta per il nostro amico a quattro zampe? Il linfoma del cane è una delle patologie neoplastiche più frequenti in questa specie, per i dati che esistono in letteratura e viene considerata come la seconda o terza neoplasia più frequente nel cane. È una patologia neoplastica estremamente aggressiva, soprattutto alcuni istotipi di linfoma lasciano poca speranza alla vita del cane a seguito anche di alcuni protocolli chemioterapici. Nell'ambito della clinica, i tempi di remissione nei cani affetti a tumore possono viaggiare dai 3 mesi fino ai 2 anni di età, a fronte comunque di un protocollo terapeutico. Tutte le razze canine sono interessate o ve ne sono alcuni con maggior rischio di esposizione? E c'è qualche modo in cui un padrone si può accorgersi di eventuali sintomi? I dati bibliografici riportano una predisposizione per alcune razze, tra cui Boxer, Labrador, Pastore Tedesco e Doberman, prevalentemente, soprattutto per alcuni istotipi. Clinicamente, il primo aspetto, uno dei principali aspetti per cui il proprietario del cane si accorge che il suo cane potrebbe avere un linfoma, un ingrossamento loco-regionale, soprattutto all'inizio di un linfonodo o di più linfonodi. Altri segni clinici, soprattutto in alcuni istotipi di linfomi, sono l'aumento della poliuria e la polidipsia, ovvero l'aumento dell'urinazione e l'aumento della sete da parte del cane. Successivamente la riluttanza al movimento o magari scarso appetito nelle fasi successive possono essere altre sintomatologie cliniche per cui il proprietario si accorge che sicuramente c'è qualcosa che non va, ma chiaramente essendo un tumore le stazioni linfonodali, soprattutto i linfomi nodali, sono molto spesso aumentate ed è un segno caratteristico. E una volta che si presentano questi sintomi, il padrone quali step deve affrontare, mentre dalla parte del cane cosa il cane deve affrontare? Chiaramente il primo passo da parte del proprietario è portarlo da un veterinario e nel momento in cui si ha il sospetto che alla base ci sia una patologia neoplastica, quindi in questo caso parlando di linfoma, e di portarlo da uno specialista, da un oncologo specialista per fare almeno una prima visita clinica e soprattutto una serie di esami per stadiare il tumore, perché uno dei primi fattori prognostici sono capire di quanto questo tumore sia aggressivo e soprattutto se midollo osseo e sangue sono già infiltrati o eventualmente altri organi rispetto alle stazioni linfonodali, come accennavo prima, siano infiltrate. Per quanto riguarda il cane, chiaramente la risposta in questo senso è abbastanza generale, nel senso che bisogna partire da quelli che sono gli esami clinici e gli esami di laboratorio che verranno affrontati e di solito comunque si parte da di un protocollo chemioterapico o negli ultimi anni di un protocollo immunochemioterapico che prevede l'utilizzo anche di un vaccino autologo, soprattutto nei linfomi ad immunofenotipo B. È possibile prevenire il linfoma del cane?
In realtà la risposta è negativa, no? Non si sa molto al momento su possibili prevenzioni. Chiaramente, come detto prima, ci sono alcune razze predisposte, ma non significa chiaramente che siano tutte soggette a una malattia linfoproliferativa. La ricerca in futuro potrà puntare su individuare dei test genetici eventualmente per individuare quelle che sono mutazioni frequenti che possono essere alla base dello sviluppo del tumore. E l'altro punto che viene considerato ancora oggi relativamente poco è il fatto che il cane condivide con l'uomo lo stesso ambiente ed è quindi suscettibile, soggetto agli stessi stimoli ambientali, nocivi e tossici a cui siamo predisposti noi. Anzi, forse un po' di più, perché se voi immaginate che il cane viaggia a 10 cm da terra, tendenzialmente l'uomo viaggia già a 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m, la risposta agli stimoli che si possono trovare alle polveri pesanti, per esempio, si possono trovare a livello del terreno, può essere estremamente più marcata. Ora che abbiamo una visione un po' più chiara del problema, può dirci che cosa l'ha portata a coinvolgere gli studenti universitari nell'ambito di questo progetto? Beh, principalmente l'amore della ricerca e per il mio lavoro e per questo, per il linfoma nel cane, sono sicuramente primo volano per cui mi sono esposto con voi nel condividere questa idea progettuale. Il secondo motivo è, dato il vostro percorso di studio nel corso di marketing, di provare a utilizzare delle piattaforme di crowdfunding anche nell'ambito della ricerca, cosa che fino adesso è stata sviluppata solo in pochi atenei in Italia, e l'Ateneo di Padova fino a questo momento non ha sviluppato questo tipo di progettura, di questo tipo di procedura. E sicuramente lo spunto americano sul quale la ricerca, soprattutto nell'ambito veterinario, nell'ambito oncologico, viene finanziata da associazioni di razza, da proprietari, è uno stimolo in più per cercare di capire quali sono le cause che sono alla base del linfoma e cercare di identificare dei metodi diagnostici predittivi ed eventualmente dei target terapeutici per migliorare quello che è la prognosi dei cani affetti da linfoma. Quindi quali sono le sue aspettative a riguardo sul progetto? Domanda difficile da rispondere. Per natura sono estremamente positivo nella vita, quindi le aspettative di un progetto del genere chiaramente sono positive. Non posso che assicurare il massimo impegno da parte mia e da parte delle persone che condividono il lavoro quotidiano nell'ambito del linfoma del cane, nella ricerca, il nostro massimo impegno per cercare di raggiungere dei risultati che poi siano utili alla causa, chiaramente utili alla medicina veterinaria nell'ambito della cura del linfoma del cane, nella diagnostica del linfoma del cane. E se si dovesse raggiungere questo risultato, sarebbe disposto in futuro a collaborare per altri progetti con gli studenti universitari? Devo essere sincero, è stata fino adesso un'esperienza diversa, chiaramente, con studenti non di medicina veterinaria, con studenti che affrontano un altro percorso didattico, ed è stata un'esperienza per me veramente di crescita, di confronto, e un mondo nuovo con cui difficilmente ho a che fare nella mia vita quotidiana e nella mia vita lavorativa. Quindi credo proprio di sì, sia l'opportunità A di continuare a lavorare o B di provare nuove esperienze sul campo del marketing associato all'aspetto della ricerca. Credo che il futuro possa anche andare in questa direzione, in un aspetto più divulgativo di ciò che viene fatto nei laboratori di solito, cosa che noi universitari molto spesso siamo in grado di comunicare e rimane sempre un po' nascosto. Bene, ringrazio per la sua disponibilità e lanciamo il motto Let's Fight the Dog Lymphoma. Let's Fight the Dog Lymphoma. Grazie.